Ciao, 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 ciao. Ciao, sono Gemini, Titoni, ciao, ciao. Mythcloth Gemini Saga, uscito circa nel 2005 e devo dire che si difende ancora piuttosto bene. Diamo una sguardo al packaging. Sul fronte classica foto a prodotto, sul lato logo Gemini, sopra delle decorazioni, sul retro classico foto a prodotto e sul fianco possiamo aprire per dare un'occhiata alla vetrinetta. Ovviamente è vuoto perché è tutto fuori e non vedo l'ora di mostrarvelo. Ho preferito prendere la versione 2005 perché mi è fornita con due corpi, uno normale e uno completamente nero per fare la versione ghost. Per dare ancora più un senso di figaggine a tutto questo bel set, ti danno anche un bel trono dove poter mettere Arles. Unica pecca che non è verniciato d'oro, ma è in plastica. È comunque una figata. C'è lo stand per ricreare il totem. L'armatura è quasi completamente in die cast, le parti in plastica purtroppo non matchano quasi perfettamente l'oro, si vede la differenza di texture, mi dà un po' fastidio ma ci posso passare tranquillamente sopra. Ci viene fornita anche una mano alternativa per impugnare la daga, pure questa è in die cast. Il bello di questa uscita è che abbiamo anche Arles, che ci viene dato con due vestiti, quello blu e quello bianco per la versione papa con la parte in armatura e un mantello lilla per l'armatura d'oro. L'elmo è davvero bello e la testa è in blu metallizzato con gli occhi rossi. Un po' cattivella. L'assemblaggio dell'armatura è veramente molto semplice e le istruzioni, anche se sono in giapponese, sono comprensibilissime, grazie Bandai. Fargli indossare l'armatura può risultare un po' snervante, specie su gambe e braccia, perché mentre io metto il pugno si sposta il copri-avambraccio, rimetto a posto l'avambraccio si sposta il copri-bicipite e mentre rimetti l'avambraccio a posto ti viene via il copri-bicipite ed è tutta una cosa così e un po' di nervoso ti viene su. Ha una posabilità estrema con oltre 30 punti di articolazione. L'unico grosso problema è la stabilità. Le caviglie, che hanno solo un piccolo perno a tenerle ferme, devono reggere circa 260 grammi di peso e tutto questo peso è convogliato sulle spalle e sulla testa. Quindi, sia in pose statiche che dinamiche, si hanno grosse difficoltà a posizionarlo. Ma una volta posizionato, sta fermo lì ed è una figata. Arles è un pezzo aggiuntivo di questo set e non è malissimo. Però mi ricorda troppo una bambola, una Barbie tipo knock-off, quindi tarocca. Con questi vestiti un po' così non riescono a farmi da piacere. Fa troppo bambolina e non mi piace. Stessa cosa vale per il vestito bianco, che non sembra neanche un vestito, sembra una bomboniera. Le mani che vengono fornite, secondo me, sono una quantità indecente, sono veramente tante, sono 15 per l'esattezza, considerando quelle da attaccare e quelle che sono staccate, quindi sono tantissime. Le configurazioni sono veramente moltissime, possiamo utilizzare la versione cattiva, la versione buona, la versione ghost. Io lo terrò in versione ghost come la prima volta che l'ho visto sull'anime quando ero piccolo. Contate che quando ero piccolo gli avevo perfino fatto corpo e braccia nere perché lo volevo così. Quindi ho preferito questo set più vecchiotto perché veniva fornito con il corpo nero, a discapito delle X del 2011 che è più slanciato e più anime accurate. Concludendo, è un action figure che a me piace moltissimo. Diciamo che il valore aggiunto ce l'ha proprio il corpo nero. Il set aggiuntivo, quello di Arles, secondo me è superfluo e lo rende tanto troppo bambolotto, troppo non collezionabile, ma più verso quello che io considero un bambolotto stile Barbie. Per il resto è veramente figo e mi ricorda tantissimo la sensazione che avevo quando ero piccolo quando montavo le armature sui miei cavalieri. Credo che acquisterò anche la versione X per fare un paragone tra le due, giusto per vedere se è più bella questa, più bella l'altra. E comunque già questa mi piace molto per la versione Ghost che trovo che sia fantastica. Detto questo, copritevi a cipolla perché è primavera e si rischia di prendersi qualche cosa con questo clima ballerino. Ci vediamo!